comunicazione che si pone tra gli ambienti accademici e le persone che invece non sono nella ricerca, perché se non c'è questa comunicazione, quanto anche di buono si fa nel mondo accademico poi non viene trasmesso. La trasmissione del sapere, ecco, in questo senso è una cinghia di trasmissione che si attiva e dunque da questo punto di vista è il valore aggiunto. Speriamo che basti. C'è un aspetto formativo, però andrebbe più integrato, diciamo, le iniziative hotspot da questo punto di vista bastano e non bastano, ci vorrebbe poi un'integrazione proprio nei programmi scolastici di questi elementi di autoprotezione alimentare, diciamo così, e anche collegati all'ambiente, però non basta certo un'iniziativa così, anche se è meglio averla che non.